È una famosa citazione che dice: una bugia fa il giro del mondo, mentre la verità ha malapena il tempo di mettersi i pantaloni. Questa citazione è comunemente attribuita a Winston Churchill, il che, beh, è una bugia, ironicamente. Non ci sono prove che abbia mai detto ciò. Ma sembra che la citazione stessa contenga una verità, visto che uno studio del MIT ha scoperto che le fake news si diffondono 6 volte più velocemente delle notizie vere. E online in particolare, dove chiunque può pubblicare qualsiasi cosa praticamente senza conseguenze, non sorprende che i media che consumiamo siano infestati di bugie. Tuttavia, il termine effettivo fake news si ritiene sia nato solo nel 2016 in una piccola città della Macedonia, dove ragazzi stavano creando siti web che dichiaravano di essere fonti di notizie, ma erano in realtà pieni di storie fabbricate e sensazionalizzate. Perché? Entrate pubblicitarie. Più click ricevevano, più soldi guadagnavano. Ed è ovvio che sia molto più semplice ottenere click quando puoi inventare qualsiasi storia accattivante tu voglia. La cosa è che, mentre questi erano solo ragazzi alla ricerca di guadagni facili, le conglomerate mediatiche avevano una realizzazione simile. Con l'estinzione delle notizie stampate e la perdita dei loro fedeli abbonati, si sono trovati di fronte a una nuova ondata di concorrenza online, e così è iniziata la corsa al clickbait. Dopotutto, il modello di business delle notizie e dei media consiste nel vendere la tua attenzione agli inserzionisti. Tu sei il prodotto e devono mantenerti a guardare, leggere, cliccare. Devono mantenerti impegnato. Il loro obiettivo principale non è consegnarti le notizie più accurate, è attirare più attenzione e guadagnare più soldi. Ed è stato dimostrato che le storie polarizzanti funzionano meglio, quindi non sorprende che siamo più divisi che mai quando è nell'interesse dei media fabbricare paura e indignazione. È meglio per loro che tu sia spaventato e arrabbiato. E questo è solo quando l'obiettivo è il denaro. Cosa succede quando gruppi potenti diffondono deliberatamente notizie false per metterci l'uno contro l'altro e creare una certa narrazione? O quando i paesi diffondono storie false per influenzare le elezioni? Non è sorprendente che le fake news siano così diffuse quando c'è così tanto denaro e potere da guadagnare manipolandoci in questo modo. E anche quando queste storie false vengono smontate, il danno è già fatto, perché abbastanza persone le avranno lette e credute, e la verità semplicemente non è così eccitante, quindi non si diffonde così ampiamente. Naturalmente, le fake news sono un intero spettro. Sì, ci sono ancora storie completamente inventate e pura propaganda. Ma, se stiamo parlando di notizie mainstream, in realtà c'è qualcosa di più sottile che accade all'altro capo dello spettro, che è forse ancora più preoccupante. Parte 2. Pupazzi, le mezze verità sono dichiarazioni parzialmente vere ma non completamente vere o che non raccontano l'intera storia. Ad esempio, se qualcuno viene fermato per guida in stato di ebbrezza, potrebbe dire alla gente: ho bevuto solo una birra, il che è vero, ma non menziona che ha bevuto anche una bottiglia di vino. Nei media, le mezze verità ti permettono di rendere qualcosa credibile e di evitare accuse di diffamazione, ma togli tutto il contesto e la sfumatura in modo da poter distorcere la realtà per adattarla alla narrativa che desideri. Ed è per questo che due stazioni televisive possono parlare dello stesso problema ma avere argomentazioni così diverse. Vedi sempre solo un'istantanea accuratamente costruita di ciò che qualcuno vuole che tu veda, mai l'immagine completa con tutti i dettagli. Almeno con Fox e CNN si sa che hanno chiari orientamenti politici verso certi partiti e ideologie. Il vero problema è che le mezze verità sono onnipresenti ovunque. Ci sono infinite informazioni là fuori che possono adattarsi a quasi ogni narrativa, quindi quando si tratta di una decisione umana su quali storie riportare e quali statistiche e dettagli includere, ci sarà sempre una certa soggettività. Anche foto e video possono essere facilmente modificati o tolti dal contesto per implicare qualcosa di completamente diverso, che si adatta alla narrativa che qualcuno desidera. Come una battuta ovvia può essere tagliata fuori dal contesto per demonizzare qualcuno. E non stiamo parlando solo di notizie qui. 6 aziende possiedono quasi tutti i media del mondo. Essenzialmente hai un gruppo molto piccolo e potente che possiede e controlla la maggior parte dei media e può letteralmente tirare le fila di ciò che sentiamo e di ciò che non sentiamo. Dando la forma alle informazioni secondo il loro interesse,
Dopotutto, controllare i nostri media è la cosa più vicina che ci sia al controllo del nostro pensiero. Come pensiamo? Come votiamo? Come agiamo? Come ci sentiamo? Proprio come in Inception, possono piantare un'idea nella tua mente senza che tu te ne renda davvero conto, e può diffondersi come un virus. Una bugia raccontata mille volte diventa verità. Ma diventa ancora peggio. Parte 3, bias. Per essere onesti, sappiamo tutti che ci sono forze malintenzionate là fuori che diffondono notizie false. E sappiamo anche che i media ci forniscono solo mezze verità che servono alla loro agenda. Ma ci piace comunque fingere che non ci caschiamo. Otteniamo le nostre informazioni da fonti imparziali. Ma non è vero. Perché l'imparzialità non esiste. Anche se si tratta del giornalista più onesto che cerca di essere equo e imparziale, è stato indottrinato come il resto di noi e ha i suoi pregiudizi subconsci, anche se non è intenzionale. La sua scelta di parole e cosa includere avrà inevitabilmente un pregiudizio. La sua visione del mondo influenzerà sempre ciò che ti mostra e come te lo dice. È lo stesso con i siti che affermano di fornire notizie bilanciate ed imparziali. Alla fine è una piccola gruppo di persone con i propri pregiudizi che decide cosa mostrare e, inconsciamente, vorranno concentrarsi sulle questioni importanti per loro. Saranno inclini a screditare le opinioni e le idee con cui non sono d'accordo e sceglieranno storie che le presentino in una luce meno favorevole. Non stiamo solo combattendo le fake news, stiamo combattendo la psicologia umana. È come un gioco del telefono senza fili o cinesi in cui, quando senti un'informazione, è passata attraverso molte altre fonti con pregiudizi che l'hanno distorta, intenzionalmente o meno. E così cominci a capire che, fino a un certo punto, tutte le notizie sono fake news, perché le notizie 100% vere ed obiettive sono impossibili. Che siano fake news, mezze verità o semplicemente un pregiudizio subconscio, in un modo o nell'altro, ci stanno mentendo. E quando ci pensi, non è sorprendente. Parte 4. La mente. In altre parole, vogliamo che il nostro punto di vista sul mondo abbia senso, e quindi cerchiamo istintivamente e crediamo nelle informazioni che si allineano con le nostre opinioni, ignorando il resto. Questo è solo uno dei molti bias cognitivi che tutti abbiamo che ci fanno preoccupare meno della precisione delle informazioni e ci fanno preoccupare di più di avere ragione. È per questo che due persone sentiranno le stesse informazioni e entrambe le interpreteranno per adattarle alle loro opinioni attuali. Per esempio, due persone con opinioni opposte possono sentir parlare di una sparatoria di massa, e chi crede in un controllo più rigoroso delle armi la vedrà come prova del perché la sua opinione sia giusta, mentre chi crede che i civili abbiano bisogno di armi per difendersi dagli aggressori la vedrà come prova del perché la sua opinione sia giusta. Un altro esempio è come se senti qualcosa di negativo su qualcuno che non ti piace, lo credi immediatamente, mentre se si tratta di qualcuno che ti piace, sei molto più scettico. Questi bias sono anche la ragione per cui nessuno cambia mai davvero opinione in un dibattito o un'argomentazione, diventano solo sempre più radicati nelle loro opinioni originali. Le nostre menti semplificano le cose per cercare di capire il mondo, e proprio come con i media, la precisione non è la priorità. Anche i nostri ricordi non possono essere affidati, le nostre menti vogliono riempire i vuoti, il che porta a inventare o rimuovere dettagli senza accorgersene, il che spiega perché due persone possono ricordare la stessa storia in modo diverso. Pensiamo al nostro cervello come a un database, ma non lo è, cerca modelli e generalizzazioni e invece di ricordare dettagli esatti, ricorda frammenti di ricordi. Quindi, quando richiami un ricordo, il tuo cervello sta solo cercando di unire alcuni di quei frammenti e può essere facilmente distorto in modi che non ci rendiamo conto. Guarda solo all'effetto Mandela, dove grandi gruppi di persone ricordavano che Nelson Mandela era morto in prigione negli anni 80, anche se non è morto fino al 2013. Allo stesso modo, una delle citazioni più iconiche nei film è ricordata come Luke, io sono tuo padre, quando in realtà era no, io sono tuo padre. Collettivamente e individualmente, i nostri ricordi ci tradiscono costantemente. È come se questo non bastasse. Poi è arrivato qualcosa che ha reso la verità ancora più difficile da decifrare.
Proprio come i conglomerati dei media, le piattaforme dei social media traggono profitto dalla tua dipendenza. Più sei dipendente, meglio è per loro e più soldi guadagnano. E già sappiamo come sfruttano le vulnerabilità umane, come la chiamano, perché hanno parlato pubblicamente di come hanno creato l'effetto di scorrimento infinito, le scariche di dopamina e un algoritmo progettato per tenerti costantemente sulla piattaforma. Proprio come con i media, queste piattaforme social sanno che i contenuti polarizzanti e controversi funzionano meglio, quelli che suscitano una reazione emotiva nelle persone. L'affidabilità non è un fattore a cui l'algoritmo tiene. Questo contribuisce a alimentare la grande divisione tra di noi. Il feed di ognuno è diverso e personalizzato in base alle sue convinzioni. In sostanza, finisci in una camera dell'eco che ti mostra gli articoli che si allineano alle tue opinioni e articoli che respingono le alternative. E poiché queste piattaforme social tracciano tutto ciò che fai clic, leggi e vedi, l'algoritmo impara molto rapidamente come farti rimanere più a lungo, il che a sua volta ti fa diventare sempre più radicato nelle tue convinzioni, portandoti a chiederti, come possono essere così stupidi dall'altra parte? Come non vedono tutte queste informazioni che sto vedendo? Ma spesso non gliene viene mostrato nulla. È difficile avere empatia quando letteralmente non puoi vedere da dove proviene l'altra parte. Tutti pensiamo di essere più intelligenti della media, quindi la maggior parte delle persone si sbaglia, e la realtà è che è più facile credere di essere dalla parte intelligente e che gli altri che non sono d'accordo siano degli idioti, quando spesso stiamo solo consumando media diversi e nessuno di noi sta vedendo l'immagine completa.